Consiglio Gay Italy. Permettetevi di essere emozionatissima, lo capite da soli. Qui con noi c'è Lara Fabiane, ho detto tutto. Lara, veramente grazie di averci concesso questa breve intervista. Noi siamo felicissimi di vederti qui a Sanremo e per noi è un onore incredibile. Ma grazie. Tu oltre a essere una delle più grandi cantanti che esistono, perché lo sei, noi però dell'Eurovision ti ricordiamo una ragazzina che aveva una giacca da sashocking, i capelli scuri, si è avvicinata timida al microfono, però timida ma con la sua decisione, e quando ha aperto la bocca è uscita la voce, è uscito qualcosa di straordinario. Tu cosa ricordi di quella ragazzina? Guarda, allora, di quel momento in particolare che hai appena descritto tu, un grande stress. Mi ricordo però che ne avevo parlato con mia nonna all'epoca, che lo sapete tutti, per me la mia famiglia ha un'importanza maggiore, capitale. E dunque con la nonna c'eravamo in un luogo dove mi ha detto: l'unica cosa, dice, che tu ti devi ricordare è che questo è un gioco. Tu ti devi divertire, devi sganciare gioia, devi sganciare felicità, perché questa energia sarà quella che ti porterà avanti. E io nella mia vita non mi sono mai scordata questo consiglio, risentire gioia, salire su un palco, al di là dello stress, perché ce l'abbiamo tutti. Io ieri sera mi tremava, figurati, prima di salire sul palco, però ricordandomi che con la gioia vai un po' più avanti, cioè condividi di più e non con lo stress. Dunque io collegherei quel momento a, sì, lo stress di essere, c'erano 700 milioni di telespettatori all'epoca, io avevo 18 anni, dunque parliamo di quasi di 25 anni fa, forse anche un po' di più, e comunque al di là dello stress io mi sono ricordata questa cosa che mi disse mia nonna, di divertirmi. Quindi tua nonna era veramente veramente saggia, sì, perché sì, ti ha dato il consiglio giusto. Sì. E adesso tu hai fatto una carriera finora meravigliosa, potremmo elencare di tutto, potremmo ricordare la tua bellissima interpretazione di Adagio, che forse è quella che in Italia si conosce di più, sì, il duetto con Gigi D'Alessio, ma qual è il, per te il miglior momento, qual è stato finora il miglior momento della tua carriera? Beh, è sicuro che l'Adagio mi ha portato in giro per il mondo intero e mi ha permesso di cantare su palchi più incredibili, il Carnegie, il Cremlino, il Giappone, Pechino, insomma, ho cantato veramente nel mondo intero questa canzone e ovunque sono andata c'era questa risposta data all'Adagio. E il momento più incredibile... Sai che stranamente, perché tu parli di carriera, a me viene in mente mia figlia, dunque cioè, il momento più incredibile per me è diventare mamma, però se parliamo della carriera ti direi che cantare davanti a queste 16.000 persone un giorno che iniziano a cantare Je t'aime prima di me, cioè sto per iniziare una canzone molto conosciuta in francese che si chiama Je t'aime, che è una delle mie canzoni più conosciute, e nel momento in cui Pierre Grimard inizia l'armonia, io sto per iniziare e cantano 13.000 persone al posto mio, d'accordo, il esiste. E questo video, quando lo vedi su YouTube, vedi la mia reazione, capisci perché fu un momento così importante, perché quando tu hai questa energia data da 16.000 persone che cantano per te, è una cosa sconvolgente. Dunque direi quel momento là fu incredibile. Poi il duetto con Johnny Hallyday, cantare con la Pausini, con Laura a Roma, duettare con D'Alessio a Sanremo, insomma, cantare in America al Carnegie, ho fatto questa cosa incredibile con Michael Jackson negli Stati Uniti, insomma ci sono state delle cose incredibili, però sai, la ripetizione di questi momenti magici che ti porta a crederci a questo sogno di bimba, è quella la cosa più bella, è durare nel tempo e continuare di sognare e di vivere gioia, se, per me. Splendido. E Sanremo che cos'è? Cioè essere, tu sei già stata, come hai ricordato, come ospite insieme a Gigi D'Alessio, ma essere in gara che cos'è per te? Guarda, io sono venuta con un'idea molto relativa della gara. Sono venuta a conoscere il pubblico italiano e farmi conoscere dal pubblico italiano, non servendomi sempre di questo DNA in quanto mamma, sposa o donna di famiglia, servendomi di questa metà mia italiana per scoprire un pubblico che ancora io non conosco bene bene, che non mi conosce molto bene, mi conosce per l'Adagio, però chi è Lara al di là dell'Adagio, questo per me è Sanremo, è venire a
dare un'altra faccetta, si dice faccetta, sfaccettatura. Ecco, un'altra sfaccettatura e poi magari collegarmi alla loro energia, alla loro passione, perché io adoro il pubblico italiano, cioè in quanto pubblico io stessa riconosco che è uno dei pubblici, grazie, più fantastico che io abbia mai visto, cioè la reazione del pubblico italiano quando ti ama è fenomenale. Questo ci onora veramente. E vorrei anche chiederti, sai che quest'anno chi vincerà Sanremo avrà la facoltà di rappresentarci all'Eurovision Song Contest, ma tu se ti venisse chiesto di rappresentare l'Italia lo faresti? Tu rappresentassi il Lussemburgo? Guarda, io l'ho già fatta, questa cosa l'ho fatta, è un'altra delle mie, come dire, delle mie mete nella vita è non ripetere le cose e andare avanti e sempre riscoprire qualcosa, dunque non lo farei. Perché è già stato fatto e mi sono divertito un sacco, fu una grande esperienza. Giusto. E Lara, adesso siamo in chiusura, puoi fare un saluto ai nostri amici di Ogai Italy? Un saluto a tutti gli amici di Ogai Italy, a presto. Ciao ragazzi.